Un saluto a tutti e benvenuti nel mio canale. Oggi siamo in compagnia di Alessandra De Luca. Alessandra De Luca, grazie di essere qui con noi, grazie di Piacere. aver accettato il nostro invito. Alessandra De Luca è un'attrice, è una speaker pubblicitaria, è lettrice, diciamo, narratrice di audiolibri, è una voce. Diciamolo, è una voce, una bellissima voce. Tra l'altro lei è anche insegnante, insegnante di dizione, vero Sì. Alessandra? Di dizione, di tecniche della lettura, della Certo. recitazione, quindi insomma abbiamo anche una maestra della voce, diciamo. Allora, Alessandra, com'è nata questa tua attività? Se riesci Sì, cercherò di di raccontarlo nel modo più sintetizzare. breve possibile. Allora, io non nasco attrice, come Ecco. magari è capitato, no? Invece a tanti miei colleghi che magari già sognavano da piccoli di fare un certo mestiere. Io in realtà racconto sempre che in prima elementare ho vinto il premio di lettura ad alta voce e quindi avevo Ecco, vinto dei quindi. libri. E quindi c'era un sentiero segnato, ma io non è che ci abbia fatto molto caso. Crescendo non avevo le idee chiarissime. Mio padre, quando ho finito la maturità, mi diceva: "Tu dovresti fare l'attrice". Non si ascoltano mai i genitori, ovviamente. E quindi ho fatto dell'altro. E quindi mi sono trovata a lavorare poi, dopo aver studiato lingue, a lavorare nel marketing e nella comunicazione. Per 17 anni io ho lavorato nelle aziende e mi piaceva presentare in pubblico, mi piaceva fare una serie di cose, lavoravo molto in aula, nella formazione, eccetera. Però attorno ai 30 anni, 32, 33 anni, ho iniziato a sentire che c'era qualcosa che non quadrava. Lavoravo molto con i doppiatori e gli attori perché mi occupavo di comunicazione, quindi andavo, non so, in sala di registrazione con queste voci meravigliose. E qualcuno ha iniziato a dirmi: "Ma che bella voce che hai!" E io dicevo: "Sì, vabbè, ok". Insomma, ho iniziato a studiare recitazione. Ecco, è Ho andata iniziato a così. studiare recitazione al secondo anno di recitazione, un mio insegnante, che mi piace nominare perché, insomma, è merito suo se io oggi sono qua. Corrado Accordino, che è un bravissimo attore e regista teatrale, che un giorno mi disse: "Alessandra, guarda che tu dovresti proprio lavorare con la voce, pensaci". Io da lì per una decina di anni ho studiato Ecco. 3 anni di recitazione, corsi di dizione, speakeraggio, predoppiaggio, doppiaggio, lettura interpretata, chi insomma più ne ha più ne metta, e a 42 anni, da un licenziamento, lo sottolineo perché i licenziamenti non sono sempre necessariamente una tragedia nella vita delle persone, ho avuto il coraggio di lanciarmi e di dire: "Ok, io ci provo". Mi sono data un paio di anni perché naturalmente mi mantenevo economicamente da sola, quindi avevo de degli impegni economici da mantenere, a cui far fronte. A 42 anni mi sono lanciata e ce l'ho fatta, un pezzettino per volta. Allora, ci sono due cose che Alessandra ha detto che sono molto importanti. La prima è che tu hai studiato Molto, tanto e io vorrei adesso parlare di molto. questo. E la seconda è che da un licenziamento lei ha cambiato la sua vita. Quindi ci sono due messaggi molto importanti che Alessandra sta lanciando in questo momento e sono contentissima che sia qui con noi a dirlo da questo canale. Che bisogna studiare tanto e Sì. che non bisogna mai demoralizzarsi. No, Questo, vero, no, Alessandra? Credo che mai. sia un messaggio molto importante da lanciare a chi ci ascolta adesso, da Sì, chi ci guarda, sì. perché guardate che bella che è e che brava che è stata a non buttarsi giù anche in un momento forse difficile, no? Sì, guarda, quel momento lì era stata abbastanza una tragedia per tantissime persone. Io, per esempio, lavoravo con altre 13-14 persone, più c'era un'intera azienda coinvolta. È stata per tutti una tragedia e molte persone, anche a distanza di 10 anni, non si sono ben ricostruite, Certo. no? Tante altre, come me, hanno usato quell'opportunità lì per provare a fare qualcos'altro. E questo, secondo me,
è stata una chance incredibile. Eh sì, un po' lo spartiacque della tua lo vita. Lo spartiacque della mia vita, la mia seconda vita, come mi piace sottolineare. Bene, quindi noi lanciamo questo duplice messaggio non solo alle donne che magari in questo momento sono più sensibili a questo problema, perché sappiamo che i numeri certo. del Covid hanno sì. veramente colpito. Hanno un colore rosa purtroppo. E quindi con Alessandra ci ritroveremo sicuramente per parlare ed approfondire ancora questi argomenti. E per il momento ti ringraziamo tanto perché hai lanciato veramente due messaggi importanti. Grazie, grazie Alessandra De Luca, Simona grazie. Capodanno. Grazie a te.